carburante rischia di piegare il trasporto pubblico locale già provato dalla crisi Covid e dalle restrizioni ancora in piedi. L'assessore regionale De Berti chiede risposte urgenti dalla conferenza Stato-Regioni. Caro energie, carenza di materie prime causa guerra, le imprese venete continuano a fermarsi, stop per una settimana alla Zanardi Fonderie di Minerbe nel Veronese. In queste ore in tutte le prefetture del Veneto i vertici con sindaci, aziende e sanitarie per gestire l'accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina con l'incognita dei numeri degli arrivi. 2600 km percorsi in due giorni da un'ambulanza della Croce Verde di Padova, trasportato da un ospedale polacco dove aveva trovato rifugio con la mamma un bimbo ucraino malato di leucemia. Chiede ma non ottiene che il proprietario della sartoria gli restituisca la licenza venduta e per vendetta da fuoco al negozio, piromane arrestato dai carabinieri a Montebelluna. Nel pomeriggio i funerali dell'ispettore di polizia padovano Leonardo Baido, morto in un incidente stradale lungo la tangenziale poco prima il feretro, è passato davanti alla questura. Digitale terrestre domani lo switch off, le emittenti del nostro gruppo cambiano canale ma la missione resta sempre la stessa, tenervi informati su tutto quello che succede sul nostro territorio. Buonasera e ben ritrovati, dunque l'avete sentito dai titoli, il caro carburante rischia di piegare il servizio pubblico locale dei trasporti, la questione va affrontata con urgenza dal tavolo Stato-Regioni, dice l'assessore regionale De Berti. Dovremmo porre la questione con urgenza in Commissione Trasporti perché è una problematica ovviamente che non riguarda solo il Veneto ma riguarda tutte le regioni d'Italia e sottoporlo alla conferenza Stato-Regioni perché si trovi una soluzione, quindi non solo nel mondo privato ma anche nel pubblico, veramente questi rincari rischiano di piegare anche il servizio pubblico dei trasporti. L'allarme è trasversale e riguarda l'intero sistema dei trasporti. Gli aumenti alla pompa del resto non guardano in faccia nessuno nei giorni in cui si stanno superando abbondantemente i 2 euro per litro. Uno shock per quelle aziende che nel carburante hanno la loro spesa principale con le compagnie provinciali di trasporto che si stanno mobilitando. La stessa De Berti conferma che un primo giro d'orizzonte è già stato fatto. Proprio oggi ho avuto delle interlocuzioni con le aziende di trasporto della Veneto. Una nuova emergenza arriva quando un'altra non si è ancora chiusa, con un quadro di restrizioni niente affatto definito. Noi siamo come capienza, siamo ancora all'80%, quindi le aziende ancora vanno avanti con una capienza ridotta. Abbiamo i servizi aggiuntivi in piedi e con lo stato di emergenza che termina il 31 marzo dobbiamo anche avere cognizione di quello che succederà. Cioè sulla capienza e sui servizi aggiuntivi continueranno comunque fino alla fine dell'anno scolastico, mi viene da pensare di sì. Insomma, la capienza è ancora ridotta, il calo degli abbonamenti è evidente e le certificazioni verdi necessarie per muoversi non aiutano gli spostamenti. Ora la mazzata che arriva su bilanci già esangui, tenuti in piedi da stanziamenti straordinari sia nazionali che regionali, arrivati con il Covid. La tenaglia del caro gasolio rischia quindi di essere ancora più repentina e veloce, come rapida è la crescita degli importi sui cartelloni fuori dai distributori. Già la pandemia aveva lasciato dei cadaveri dietro di sé nel mondo produttivo, rischiamo veramente che la pandemia più il rincaro diventi un problema non affrontabile. Caro energie, carenza di materie prime, continuano a fermarsi le aziende venete, ultima in ordine di tempo la Zanardi Fonderie di Minerbe nel Veronese che sospende la produzione per una settimana, i dipendenti stanno smaltendo le ferie arretrate in attesa che la produzione riprenda. Il paradosso, spiega Fabio Zanardi, presidente e amministratore delegato, sta nel fatto di avere gli ordini ancora molto alti ma non riusciamo a produrre per i costi elevati dell'energia e per la mancanza di materie prime. Dalla Russia e dall'Ucraina arrivavano la maggior parte della ghisa in pani, che è la materia prima fondamentale per il processo di fonderia. Con la guerra non c'è più modo di rifornirsi, conclude l'imprenditore che è anche presidente di Assofond, associazione di Confindustria che rappresenta gli imprenditori del comparto. Vertice in prefettura a Padova per fare il punto sulle disponibilità di posti letti per ospitare i profughi ucraini in fuga dal conflitto. Finora sono 187 le persone arrivate in città e provincia, prevalentemente ospiti di familiari o connazionali.
Sono quasi 1.500 i posti letto che Padova e la sua provincia potrebbero mettere a disposizione per l'accoglienza dei profughi ucraini in fuga dalla guerra. Il secondo tavolo tecnico della cabina di regia istituita dal prefetto ha fatto il punto delle varie disponibilità di tutti gli attori in campo, dai comuni agli albergatori, passando per le associazioni di volontariato. Molti ucraini sono solo di passaggio, diretti da familiari o conoscenti in Veneto o nelle altre regioni d'Italia, ma tantissimi sono invece senza una sistemazione. La prefettura dovrebbe aumentare gli alloggi dei centri di accoglienza straordinari, i cosiddetti CAS, che al momento hanno circa 1.000 posti letto. Poi c'è il comune di Padova e altri 5 comuni della provincia con i posti del sistema di accoglienza e integrazione. Il comune di Padova all'interno della rete SAI da molto tempo, siamo passati da 36 posti a 50, abbiamo anche aperto un SAI minori, vuol dire che abbiamo 30 posti per accogliere minori stranieri non accompagnati, e appena, e ci auguriamo che sia presto, entro la fine della settimana, ci sarà la possibilità di chiedere l'ampliamento, noi parteciperemo con circa 15-20 posti. Un ruolo importante dovrebbe essere giocato dagli albergatori. Federalberghi, presente al tavolo in prefettura, ha annunciato che potrebbe aumentare la cifra dei posti letto, che all'inizio era di 200. Anche il volontariato è in campo con i privati che mettono a disposizione alloggi e ospitalità e le associazioni che gestiranno attività di integrazione e scuola. Noi abbiamo messo a disposizione un form di Google per raccogliere le disponibilità di chi vuole offrire beni, alloggi e volontariato. Sotto l'aspetto sanitario, l'USL 6 si impegna nello screening dei profughi con tamponi e vaccini anticovid ad accesso libero nel padiglione 6 della fiera, ma si pensa anche ad un punto di accoglienza e screening al momento dell'arrivo. La sanità l'USL ha già definito il padiglione 6 della fiera, faranno i tamponi, faranno tutte le verifiche, per cui c'è piena disponibilità. Stanno anche pensando di fare qualcosa in stazione come prima accoglienza. Dalla Polonia a Padova per riaccendere la speranza. Sono 2.600 i chilometri percorsi in 2 giorni da un'ambulanza della Croce Verde che ha trasportato dall'ospedale polacco dove aveva trovato rifugio con la mamma il piccolo Luca, bambino ucraino di 2 anni malato di leucemia. Con Luca salgono a 2 bambini ucraini accolti dalla oncoematologia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova. Mi chiamo Oksana, vengo dall'Ucraina, ho un bambino malato. Parlo Oksana a bordo dell'ambulanza della Croce Verde di Padova che da Kielce in Polonia viaggia verso la speranza. Una speranza per Luca, 2 anni, il suo paperone giallo tra le mani. Madre di 3 figli, una vita come tante a Leopoli. Dal 21 gennaio la famiglia di Oksana combatte con la leucemia diagnosticata a Luca, il più piccolo. Per questo, quando la guerra arriva, fugge per dargli una speranza. E in Polonia questa speranza non c'è, ma a Padova, dove è arrivata solo poche ore fa dopo un lungo viaggio, sì. Ad accompagnarli volontari di Team for Children, associazione che dal 2009 si occupa dei bambini della oncoematologia pediatrica, e quelli della Croce Verde. Un appello raccolto subito. Quando hanno detto c'è un bambino oncologico, ho detto beh, siamo qui per questo, perché no? Pensavo fosse più complicato, invece con l'aiuto di tutti è stato poi alla fine tanto semplice, ed è per questo che lo rifaremo. I sì arrivano subito dall'azienda ospedaliera di Padova per l'accoglienza, dalla Croce Verde per il viaggio. Lunedì di primo mattino la partenza, martedì poco dopo le 21 l'arrivo. A bordo Veronica, volontaria e interprete dell'ucraino, Marco, Giovanni e Lucio. 2.600 km in 2 giorni, circa 27 ore di guida, considerate che all'andata insomma ci siamo presi un po' qualche pausetta in più, al ritorno ovviamente avendo i pazienti abbiamo fatto solo 2 soste, e una cosa molto toccante era quella che su una delle 2 soste, giusto per mangiare un panino, eravamo mai in Repubblica Ceca e abbiamo dovuto insistere per riuscire a pagare un panino alla mamma. Grande dignità da queste persone. DNA di Croce Verde di dire sempre sì. Questo fa parte del nostro motto da 108 anni, non diciamo sì a tutto, cerchiamo di ponderare le situazioni, ma siamo in grado di rispondere con molta resilienza alle richieste di aiuto che giungono da diverse parti. Dopo il piccolo di 4 anni accolto la scorsa settimana, Luca adesso sarà curato nel reparto diretto da Alessandra Biffi, dove tutti si stanno prodigando per accogliere i 2 bambini, un papà
e una mamma e curarli. Hanno sorriso, sono riusciti a farlo? Allora, il primo dopo qualche giorno adesso sorride, anche perché aveva necessità di terapia antidolorifica, adesso è a regime e quindi sta meglio, e ride e sorride. Il secondo è ancora spaventato, questa mattina piangeva. Le porte dell'ospedale di Padova per bambini come Luca restano aperte. Se c'è spazio per la cura, perché no, li andiamo a prendere, li portiamo qui, sono creature di Dio, hanno diritto di vivere. Un pullman di aiuti da Spinea al confine tra Polonia e Ucraina, le immagini dell'arrivo la notte scorsa e il racconto del viaggio. Abbiamo attraverso il nostro braccio operativo la Proloco aperto una raccolta fondi che mi sembra ad oggi ha raccolto già più di 5.000 euro, quindi anche una sensibilità di associazioni varie del territorio ma soprattutto anche dei cittadini. Che hanno voluto questi soldi finalizzati appunto al noleggio di un pullman che partisse da Spinea per portare a casa una lista appunto di cittadini che fossero che avessero necessità di un ricongiungimento, di essere portati in Italia. E così è stato. Il pullman è partito ieri mattina all'alba da Spinea, carico di viveri, medicinali e abbigliamento, che sono stati consegnati una volta giunti al confine tra Polonia e Ucraina, dove poi sono state fatte salire a bordo donne e bambini. Stiamo attendendo ancora gente perché si sono fermati a scaldarsi un pochino, perché sicuramente hanno fatto delle brutte camminate e hanno avuto dei problemi. C'è anche un bambino piccolissimo, credo che sia quello che si diceva di 7 mesi, è già caricato, è dal caldo. A gestire l'operazione Pietro Currelli, capogruppo leghista in Consiglio Comunale a Spinea, protagonista di altre esperienze sul Generis e quindi più esperto, e che siamo riusciti a contattare proprio mentre era a bordo. Qui abbiamo trovato una situazione in movimento, molto in movimento, perché, ripeto, le organizzazioni assistenziali qui in Polonia sono appena partite, quindi hanno inviato 3-4 volte i nominativi del personale che doveva partire, poi a un certo punto ci hanno inviato il personale che aveva fatto domanda di partire prima però che dalla Ucraina si portassero in Polonia, e strada facendo una parte ha preferito fare un'altra strada perché non lo so se avevano paura dei militari o cosa. Resta il fatto che qua noi quando siamo arrivati ne abbiamo trovato solo 28, sono alcuni bambini, due bambine femminucce, 4 maschietti piccolini sotto i 10 anni, e rimanente sono 2 anziani, marito e moglie, e resto tutte donne attorno ai 45, 48, 50 anni. Il mezzo arriverà nella notte a Mestre, nei pressi della stazione. Continuiamo con la cronaca. I carabinieri di Montebelluna hanno identificato il presunto responsabile dell'incendio che a fine gennaio ha distrutto un negozio di sartoria a Guarda di Montebelluna. Dopo poco più di un mese si è arrivati all'epilogo delle indagini dei carabinieri di Montebelluna relative all'incendio che la notte del 30 gennaio aveva distrutto una sartoria di proprietà di un cittadino cinese. I vigili del fuoco e i militari dell'arma avevano sin da subito accertato l'origine dolosa del rogo, vista la velocità di propagazione delle fiamme, rilevando inoltre diversi punti di innesco. Nelle ultime ore i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Treviso, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. A carico di un cittadino cinese di Montebelluna, sul quale abbiamo... siamo riusciti ad avere gravi indizi di colpevolezza per quanto riguarda questo incendio di questa sartoria che ha distrutto completamente questa sartoria in centro a Montebelluna, incendio anche di una certa pericolosità perché ha portato all'evacuazione di tutta la palazzina. L'incendio aveva rischiato di provocare una strage, per questo era stato necessario evacuare le 10 famiglie che vivevano nella palazzina. Alla presenza di una caldaia attigua all'esercizio commerciale e anche delle tubazioni del gas che insistevano su tutto il resto degli appartamenti. Dalle indagini è emerso come i rapporti tra l'indagato, in passato titolare della stessa sartoria, e gli attuali proprietari fossero tesi. Questo soggetto aveva ceduto ad un connazionale l'attività e essendo comunque un'attività che andava avanti anche molto bene, ha cercato nell'ultimo periodo di rientrarne in possesso.
al diniego, più volte è stata negata questa possibilità da parte dall'attuale titolare, e ne è poi scaturito questo. Nei giorni successivi all'incendio erano poi arrivate anche le minacce. Al fine di sviare o comunque di cercare di distogliere l'attenzione su se stesso, appunto, ha minacciato la parte lesa, quindi in questo caso la moglie dell'attuale titolare, con minacce anche abbastanza pesanti, per minaccia di morte. Fondamentali sono state le immagini del sistema di videosorveglianza che hanno permesso ai militari di raccogliere gravi indizi nei confronti dell'indagato, che ora si trova nel carcere di Santa Bona a disposizione dell'autorità giudiziaria. Aggredito a Venezia da una banda di malviventi, il noto artista Fabrizio Plessi. Il noto artista 81enne Fabrizio Plessi, da tempo stabilitosi a Venezia, aggredito alle spalle da una donna e derubato del portafogli. L'aggressione lunedì sera dopo le 19 in Campo San Polo, con la donna che lo ha aggredito saltandogli letteralmente addosso sulla schiena, immobilizzandolo, mentre altri tre uomini gli frugavano nelle tasche della giacca, derubandolo appunto del portafogli. L'artista, subito dopo il fatto, in stato di shock, fortunatamente non ferito in modo grave, sebbene con qualche visibile escoriazione di ecchimosi, e in stato di profonda prostrazione, si è rivolto alla Guardia di Finanza per chiedere aiuto, e i militari hanno allertato le volanti della polizia. I quattro intanto si erano dileguati, fuggendo verso Rialto. Fabrizio Plessi è l'artista internazionale che a Venezia, nel Natale del 2020, ha realizzato in Piazza San Marco l'albero composto da 80 monitor illuminati disposti a forma di abete. L'ultimo saluto in questura, poi il funerale ad Arsego, seguito da tantissima gente, per l'ispettore di polizia Leonardo Baido, morto venerdì mattina in un incidente stradale a soli 40 anni. La tua breve e intensa vita ci sia d'esempio, ha detto all'omelia il cappellano della polizia. Un primo omaggio davanti alla questura, il suo ultimo luogo di lavoro. Il questore Antonio Sbordone ha abbracciato papà Maurizio e mamma Giovanna tra il suono delle sirene delle auto della sezione volanti, per la quale l'ispettore Leonardo Baido, 40 anni, lavorava. Poi il funerale nella natia Arsego. Tantissima gente, molta rimasta fuori dalla chiesa, età media piuttosto bassa. Qui Baido, scomparso in un incidente stradale venerdì mattina sulla bretella per Selvazzano, era cresciuto e aveva tanti amici, come ne aveva a Padova e a Villa di Teolo, dove era andato a vivere con la compagna Sabrina. Sull'altare, tra i tanti fiori bianchi, spiccava il mazzo arrivato dai colleghi della mobile di Palermo, che fu il suo primo incarico. Sulla bara, oltre al cappello, la foto con i colleghi delle Nutrie, quell'unità speciale antidroga per la quale Baido si era speso con tanti sacrifici e fatiche, ma spinto da spirito di servizio, senso del dovere e onestà. Parole di Don Ulisse Zaggia, assistente spirituale della Polizia di Stato, che ha ricordato il percorso scolastico di Baido, il liceo Campo San Piero, la laurea in archeologia, fino alla scelta, nel solco di quella che fece suo papà Maurizio, poliziotto ora in pensione, di arruolarsi nella polizia. In chiesa tutti i dirigenti e le dirigenti della questura, fuori dalla chiesa, volti sgomenti, increduli tra i colleghi e non solo. Quella di Leo è stata una breve vita fatta di passioni, ha detto Don Zaggia, prima fra tutte il servizio nella polizia. Una breve vita, ma che ci sarà di esempio. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. L'associazione Calcio Vicenza compie 120 anni, iniziati i festeggiamenti sotto l'antica sede. 9 marzo 1902. Come testimonia questa lapide, 120 anni fa nasceva in questo edificio, in contrada Santa Caterina 7, la prima sede ufficiale del Vicenza Calcio. Oggi l'amministrazione comunale con la società e i tifosi hanno voluto commemorare l'evento con una breve cerimonia e l'affissione di una corona di fiori, rigorosamente biancorossi. Una tradizione e grande attaccamento alla squadra che si vuole continuare a tramandare di padre in figlio alle nuove generazioni. Qui c'era una palestra e da qui è partito quello che poi si chiamava ACV Vicenza. Qui giocavano nella palestra o nel cortile
a livello amichevole e poi è cresciuta nel tempo, è diventata poi una squadra. Il primo statuto dell'associazione calcio che è datata 16 marzo 1902. Qui abbiamo un po' di foto dell'epoca che mostrano i colori a righe bianco-rosse, cominciavano con delle camicie, non erano maglie. E questa qua è una foto dell'aprile del 1906, come si vede erano delle camicie. Qui questa qui è lo stesso, sempre con delle camicie, poi più avanti sempre camicie, poi abbiamo cominciato con la maglia, che è sempre quella storica a righe bianche e rosse. Digitale terrestre, domani lo switch off, le emittenti del nostro gruppo cambiano canale, ma la missione resta sempre la stessa, tenervi informati su tutto quello che succede nel nostro territorio. È scattato il conto alla rovescia per il nuovo passaggio alla televisione digitale con i canali del gruppo Media Nord-Est che in Veneto dal 10 marzo troveranno una nuova collocazione sul telecomando. Come prima, più di prima, alleati di un'informazione libera e puntuale fatta dal territorio per il territorio. Per continuare a vedere i nostri telegiornali e i nostri programmi basterà una semplice mossa: risintonizzare il vostro televisore, pochi secondi, Antenna 3, Rete Veneta e TNE Telenordest ricompariranno sulle prime posizioni del digitale. Antenna 3, la TV leader del Nord-Est e la prima TV locale d'Italia, passerà dal 13 al 10 e questo su tutto il territorio regionale, dalle Dolomiti alla Laguna, dal Garda al Delta. Così anche Rete Veneta, la seconda TV per ascolti del territorio, che abbandona il 18 e si ricolloca sul canale 14. Al 18 infatti arriva TNE Telenordest con la sua informazione da Padova e provincia, lo sport e il calcio minuto per minuto. Nei due anni della pandemia il nostro gruppo è stato punto di riferimento per i veneti, un argine contro le fake news. Vi abbiamo raccontato Vaia, l'Acqua Granda e oggi le ricadute locali di una crisi globale senza precedenti. Nell'incertezza generale la nostra informazione resta una certezza, alla base il patto tra noi e voi, un patto che vi chiediamo di rinsaldare risintonizzando la vostra TV. Questo il promemoria, 10 per Antenna 3, 14 per Rete Veneta, 18 per Tele Nord-Est. Noi ci siamo, vi aspettiamo. E dunque l'avete sentito, da domani le nostre emittenti cambieranno canali, ve lo ricordo, il 10 per Antenna 3, il 14 per Rete Veneta e il 18 per Tele Nord-Est. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo. Benvenuti al meteo. Anticiclone sull'Italia e dunque bel tempo anche sul nostro territorio con clima gradevole. Vediamo il dettaglio di giovedì 10 marzo. Sul Veneto persisterà l'assenza di precipitazioni. Al primo mattino sarà possibile qualche foschia, ma in rapido dissolvimento. Tanto sole a seguire, con cielo del tutto sereno e limpido. Venti localmente moderati in pianura da direzioni variabili. Vediamo anche le temperature, che saranno in leggero aumento, minime tra meno 2 e 2 gradi, massime sui 12-14 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento, il cielo risulterà sgombro da nubi ovunque e non sono previste piogge. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime sui 12-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, poche novità, sarà soleggiato ovunque, anche qui sarà limpido o al massimo velato. Temperature minime intorno allo 0 o di poco superiori, massime sui 14 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo.